il paniere di Merlini. Nel cuore dell'Oltrepò pavese, la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. I Bar e Caffè ricomincia con una grandissima avventura. Il gioco si chiama The Imitation Game. Tra pochissimo ci raggiungerà Jessica e Jessica ci spiegherà come funzionerà questa grandissima avventura, questo grande concorso che vedrà tantissimi nuovi protagonisti. Nel frattempo, dietro di noi, alle nostre spalle, New Style and Junk stanno ovviamente già cantando il meglio della musica italiana e internazionale. Ella, sei pronta per le interviste? Sì, emozionata, ma sì. Emozionata, no, è vero, si respira dell'emozione qua e si sente. Allora diamo il via a questa grande anteprima di The Imitation Game. Ed eccoci qua, come avevo già preannunciato prima, ci ha raggiunto Jessica che sta per svelarci molto molto precisamente no, è una bozza di regolamento, perché la gara ovviamente parte venerdì qua al Bar e Caffè, ma vogliamo un attimino sapere, perché noi siamo curiosi, come funzionerà The Imitation Game. Prego Jessica, raccontaci. Grazie Marco. Allora, The Imitation Game è un concorso che è nato ovviamente per caso e per avere come comune denominatore la musica. Ci saranno 11 concorrenti dove ognuno di loro ha scelto di essere e quindi di imitare un cantante. Non dovrà solamente imitarlo da un punto di vista canoro, ma anche da un punto di vista fisico. Probabilmente vi aiuteremo noi dell'Ibar, mi metto noi nel mezzo, ma ci sarà la direzione che penserà comunque nell'aiutarlo, almeno da un punto di vista fisico. Nel look. Mentre loro sceglieranno una canzone, la porteranno qua all'Ibari e verranno giudicati innanzitutto da una giuria di tecnici, ma non sarà solamente la giuria a giudicare. Non solo la giuria, perché? Perché ci sarà un nuovo regolamento, quindi ogni concorrente darà 5 punti ad ogni esibizione agli altri concorrenti, quindi saranno i concorrenti a votarsi tra loro. Assolutamente sì, questo anche un pochino per sfatare il mito che è sempre la giuria che decide chi vince. No, saranno loro a decidere chi sarà il vincitore. L'esibizione sarà ogni venerdì sera, ma non è vincolante, nel senso che ovviamente non possiamo chiedere la partecipazione a tutti gli 11 concorrenti ogni venerdì sera. Saranno loro a decidere quando partecipare. Ovviamente più esibizioni ci saranno, più punti avranno e quindi avranno più possibilità di vincere la finale, ecco. Quindi, in altre parole, più si metteranno alla prova, più rischieranno e più potranno vincere la gara. Assolutamente sì. Ok, io direi che abbiamo capito più o meno come funzionerà la serata.
Più o meno. Più o meno, ma sicuramente andando avanti con il tempo lo capiremo sempre meglio. Ma Jessica è stata bravissima e ce l'ha raccontato direi perfettamente. So che questa sera ci sarà un'anteprima della gara e ci sono presenti 5 concorrenti di queste 11, è vero? Assolutamente sì, purtroppo non tutti sono riusciti a venire un pochino per il ponte, per l'epifania. Abbiamo trovato 5 concorrenti e si esibiranno qui per voi. Si esibiranno a sorpresa su alcune canzoni proprio del repertorio degli artisti che hanno scelto. E quindi io direi di dare il via alle esibizioni e lasciamo andare Jessica che va ad accogliere e a chiamare i nostri concorrenti. Grazie, in bocca al lupo. Crepi, ciao ragazzi. Allora ragazzi, io so che ognuno di voi ha scelto un cantante. Voi ovviamente non avete preparato niente, perché io non vi ho detto che canterete anche questa sera. Canterete anche questa sera. Vabbè, ma adesso vi dirò anche io che cosa canterete ovviamente. Non canterete tutta la canzone, un pezzettino del vostro, ovviamente del vostro cantante, ok? Quindi vi invito ai posti e vi chiamerò adesso ognuno di voi, ok? Prego, accomodatevi. Ti hanno fatto un bello scherzetto questa sera. Appunto, non me l'aspettavo e infatti ero un po' così sul chi va là. Max Pezzali, come mai questa scelta? È il mio cantante preferito, cercherò di interpretarlo nel migliore dei modi. Sarà difficile perché a questo giro dovrete anche camuffarvi per assomigliare fisicamente al vostro personaggio. Eh sì, cercherò qualcosa a casa, magari qualche gadget che ho recuperato nei concerti. Grazie. Grazie a voi. Mi devi spiegare come fai a interpretare 4 personaggi, perché i Pooh sono 4. E infatti non so, ma non credo di riuscire a interpretarli tutti e 4. Farò uno per tutti, insomma. Uno per tutti, ce n'è uno preferito? Beh, Facchinetti. Robby Facchinetti, certamente. Mi suggeriscono che sono 5, perché è tornato Riccardo Fogli. Fogli è ancora più dura perché ha una voce, un tono di voce altissimo, duro da eguagliare. Personaggio? Giorgia! Bella tosta! Bella tosta, decisamente tosta, però mi piace tantissimo, quindi ci provo. E le rendi giustizia secondo me, perché hai molta grinta come lei. Ma grazie, che gentile che sei, tu sei sempre troppo carina.
Grazie mille. Grazie a voi, ciao. Eccola qua la nostra Mia Martini, ovvero Erika, benvenuta ad Imitation Game. Grazie. Stasera a sorpresa ti hanno fatto cantare questa bellissima canzone. Qualche problema di tempo, di attacchi, vero però? Una gran voce. Guarda, io adoro Mia Martini, questa era anche la mia canzone preferita di Mia Martini, quindi mi è andata bene. Ho un problema, si vede, con le casse, ma adesso poi capisco come funziona e capisco anche gli attacchi, ecco. È vero, perché lei è assolutamente una new entry, qua nel mondo dei bar e caffè, quindi assolutamente deve ancora adeguarsi, deve ancora abituarsi a tutto. Mia Martini è un nome importantissimo, ha una voce straordinaria. Ti fa paura oppure ti sei buttato e detto, ma sì, vada come vada? No, la verità è che Mia Martini io l'adoro. La sento molto mia in determinate canzoni, in altre no, per l'amor del cielo, però mi sento molto onorata, ecco, di poter interpretarla. Ho camminato quelle vie che tu vanno seguendo, il vento e il vento un senso di un vita, più fragile e violento, più sorge tu Baglioni. Claudio Baglioni, sì. Ho deciso di fare Claudio Baglioni perché è un cantante che ha tante canzoni conosciute in tutto il mondo. Prima volevo scegliere Iglesias, anche lui conosciuto, però ho sentito alcune canzoni che non le conosco, tranne due o tre. E allora ho scelto Claudio Baglioni. Bene, questi sono i 5 concorrenti degli 11 che ci saranno a The Imitation Game. Facciamogli un grande applauso e vi vedremo veramente molto presto, eh? Grazie mille ragazzi, ci vediamo venerdì sera.